Questo virus ci ha proprio bloccati. Io sono Froggy, il cuoco. Ma come stai sbattendo questa crema? La tua mano è lenta, movimento svogliato. Ma non provi la felicità di vedertela poco a poco montare tra le mani? Sbattila meglio, con passione, con violenza e dolcezza, insieme. Mettici furia e calore, insieme. Sbattila come vorresti essere sbattuta sul letto la prima notte di nozze. Noi avremmo dovuto andare in scena con Amleto in salsa piccante. E io sono Inge. E un gagliardo come te non dice mai di no a un buon piatto. È una bella donna. Sono il principe Amleto. Re Claudio mi ha detto di lasciare immediatamente la Danimarca. Devo imbarcarmi stasera stessa per l'Inghilterra. Non posso fare altro. Vi saluto, miei cari, e se vedete Ofelia, ditele di andare in un convento, perché solo in un convento sapranno risolvere i suoi problemi. Li sapranno risolvere o non li sapranno risolvere? Sono Katie, la moglie del cuoco. Vuoi proprio saperlo con chi andavo a letto quando lui era in Francia? Lo vuoi proprio sapere? Con le mie ossa rotte, perché dovevo sgobbare anche per lui, che a Parigi chissà con quante donnine faceva il soufflé. Io sono il servo, Gonte. Cos'è la vita? Cos'è la vita? La vita è sogno. Dormire, morire o forse sognare. Dormire. Io sono la regina. Ma sa di canfora? Disgustoso. Ciao, io sono la serva, mi chiamo Asta e eccomi. Pensa che il re si è fatto servire la salsa ben 3 volte. Anche la regina l'avrebbe fatto, certo, se non avesse, ecco, problemi di linea. Niente, il virus ci blocca, però il teatro va avanti lo stesso. Ciao. E anche se il timore. Avrà sempre più argomenti. Noi sceglieremo la speranza. Intorno a noi tutto è fermo. Ma il teatro va avanti. Vi aspettiamo a teatro. Con il nostro Amleto in salsa piccante. Beh, quando ci sarà possibile.